Dopo quasi una intera stagione in esilio a Castelvetrano, finalmente il Volley Club Sciacca potrà tornare a giocare in città all'interno della palestra dell'Istituto Comprensivo Rossi, che è stata adeguata alle normative federali. Un risultato ottenuto dopo un lungo iter burocratico, come hanno spiegato ai nostri microfoni l'assessore comunale allo sport Valeria Gulotta, il dirigente Giuseppe Labella e la capitana della squadra femminile Irene Dimino. Un impegno che abbiamo preso qualche mese fa, subito ci siamo messi d'accordo con la dirigente, la dottoressa Triolo, che ha mostrato grande sensibilità verso il mondo dello sport e quindi ha agevolato questa attività sportiva. Ovviamente la palestra si prestava agli allenamenti, ma non alle partite federali perché c'era un problema in merito all'impiantistica e quindi delle lampade andavano sollevate per soddisfare i criteri che indicava la federazione. Ci siamo attivati con le risorse che avevamo, abbiamo predisposto questo intervento e finalmente siamo riusciti a portare il volley a Sciacca. La stagione è per certi versi più dura delle altre, non solo rispetto all'impegno, che quello non è mai mancato. Ma come ben sapete abbiamo avuto problemi di natura logistica che oggi, grazie all'intervento del dirigente e dell'amministrazione, dell'assessore e del sindaco, siamo riusciti ad ottenere questa favolosa palestra, perché rispetto a quello che abbiamo visto in giro, questa è una delle palestre graziose e ben attrezzata. Quindi a noi ci rincuora il fatto che a Sciacca esistono delle belle realtà e che la pallavolo può continuare e può vedere, diciamo, i livelli superiori che da tempo aspettiamo. Questa attesa, per fortuna finita, è arrivata proprio nel momento giusto. Giocare in casa per noi è fondamentale. Stasera cercheremo in tutti i modi di portare a casa 3 punti che ci portano assolutamente, per quantomeno, di rimanere in zona, levarci, insomma, dalla zona dei play-out. Quindi, insomma, speriamo bene e sicuramente giocare qui è fondamentale, sì. Stasera la squadra femminile saccense al Rossi cercherà in casa i punti salvezza contro il Palermo Mondello Volley, mentre la squadra maschile, in partita secca, esordirà ai play-off in trasferta contro il forte Gabbiano Pozzallo. Per noi sì, è una riconferma per quello che abbiamo fatto in questi ultimi 3-4 anni con il periodo di pandemia, insomma. Siamo riusciti quest'anno anche con le grosse difficoltà che tutti sappiamo, riuscire a fare bu di buono tutto quello che all'inizio non è stato fatto. Quindi pian pianino ci siamo creduti, pian pianino siamo cresciuti nel gioco, fin quando poi siamo riusciti, insomma, a trovare il giusto assetto in campo, giocando poi anche bene le partite. Quest'anno abbiamo pure incrementato con il discorso dei settori giovanili. Ci sono molti ragazzini che stanno venendo con voglia e hanno voglia di apprendere. Quindi da lì noi sicuramente porteremo sempre qualche ragazzino in prima squadra per farli crescere e ovviamente per riuscire poi a fare anche un piccolo cambio generazionale, che penso che sia la cosa più importante.